Benvenuti alla settimana Cervantina all'Istituto Cervantes di Palermo, in questa la vostra casa virtuale. Oggi parleremo del Quijote e l'opera. Il capolavoro di Cervantes, in particolare alcuni episodi del romanzo, hanno ispirato anche alcune riscritture teatrali destinate ad essere messe in musica. L'incontro di oggi discute due recenti edizioni critiche di testi per musica ispirati al romanzo di Cervantes, Don Chisciotte in corte della duchessa e Don Chisciotte in Serra Morena. Entrambe nate al contesto della corte vienese, introduce la nostra regina Cervantina a Palermo, che è la professoressa Caterina Ruta. Già una eminente ispanista e professoressa di letteratura spagnola alla Università degli Studi di Palermo, presidente dell'Associazione Ispanisti Italiani negli anni 2004-2007 e vicepresidente dell'Associazione dei Cervantisti negli anni 2009-2015. Fa parte della redazione della rivista importanti come Annuario de Estudios Cervantinos, Anales Cervantinos, Cuadernos a Ispi e del progetto Recreaciones Quijotescas. Nella sua attività scientifica si è occupata di narratologia, analizzando testi di vari autori e soprattutto l'opera di Cervantes, traducendo alcune novelas ejemplares. I suoi saggi sono stati pubblicati in atti di conferenze, volumi, collettive e riviste. Abbiamo alla professoressa Anna Tedesco, professora associato di musicologia e storia della musica all'Università di Palermo, e il professore Lucio Tufano, docente di musicologia e storia della musica alla stessa Università di Palermo. Professoressa Caterina Ruta, in questa la nostra settimana di grande festa, è un piacere come sempre stare con te. E quando volete. Grazie. Grazie Beatrice, sono io che devo veramente ringraziarti insieme, ripeto, a Maria Laura perché avete sostenuto questo anno e mezzo di enorme difficoltà con una energia e con un entusiasmo eccezionali. Tutto questo ci ha permesso non solo di sentirci attivi, ma soprattutto di stare sempre tutti riuniti, tutti in compagnia e portare avanti questa attività culturale che appunto in questo caso si riduce alla settimana cervantina, ma che ha avuto una sfaccettatura molto ampia, molto interessante e che, come sapete, seguo quando posso con molta attenzione. Andiamo all'argomento di oggi. Vorrei essere breve proprio perché, siccome sono parte in causa, non è neanche corretto che parli troppo. Queste attività della pubblicazione di tre libretti del Settecento rientra nell'ambito molto più ampio dell'estetica della ricezione. È un settore della critica che da qualche decennio ha avuto molto sviluppo e si estende, diciamo, dall'epoca di Cervantes ai giorni nostri. In questo caso si ritaglia un settore non solo nel tempo, perché stiamo parlando dei primi 30 anni del Settecento, ma anche nella specializzazione, perché se il libretto è un fatto ancora letterario, l'opera nel suo insieme è un genere molto più complesso e molto più espressivo, diciamo, nella sua manifestazione. La ricezione di Cervantes, che è stata appena ricordata anche da Anna Tedesco, comincia immediatamente,
giustamente è stato sottolineato che già il primo rifacimento, in un certo senso, refundición, come si dice meglio in spagnolo, o adattamento, imitazione, c'è una sfaccettatura, diciamo, di punti di vista. E lo stesso Avellaneda e il Don Chisciotte apocrifo. Quindi, se pensiamo che la prima parte esce nel 1605, già nel 1614 c'è un tentativo di imitazione, ci rendiamo conto che il successo di quest'opera è stato immediato. E nell'immediatezza, diciamo, hanno contribuito le traduzioni. Subito immediate in inglese e in francese, e un po' più tardi quelle italiane, 22 e 25, a opera del conosciutissimo Franciosini, diciamo, dimostrano comunque che veniva letto anche in spagnolo. E allora sono state studiate tutte le testimonianze immediate della ripresa, soprattutto in manifestazioni teatrali. In Spagna si parla di mascaradas, di mojigangas, varie forme brevi e leggere di spettacolo. Per l'Italia la prima citazione la fa Tassoni nella Secchia rapita, ed è del 1615, quindi stiamo parlando soprattutto sempre ancora della prima parte. Poi questi rifacimenti, queste come dire, utilizzazioni all'inizio soprattutto in chiave burlesca, in chiave comica, si estendono a tutta l'Europa colta, le abbiamo in tutte le lingue, e a poco arrivano appunto anche in Italia. E non nell'aspetto della traduzione. La stranezza del successo del Don Chisciotte in Italia è proprio questa, che si fanno invece pochissime traduzioni. Si deve attendere poi l'Ottocento con la traduzione di Gamba, mentre nel Novecento c'è stato poi un florileggio di traduzioni, e quindi insomma andiamo molto meglio. Si sono fatti tante varianti e tanti tentativi, tante integrazioni, completamenti, eccetera. E prima di arrivare naturalmente a questa prima opera del 1719, Don Chisciotte in Sierra Morena, abbiamo una 1680, un Don Chisciotte a Venezia di Marco Morosini e Fedeli come musica. E poi lo scrittore Girolamo Gigli lo utilizza in ben quattro suoi testi, tre per opera e uno in prosa, dove naturalmente non rifà grandi episodi, ma coglie lo spunto della follia e lo riadatta. Fra l'altro lo riadatta anche a un personaggio femminile. E fra parentesi ricordo che in Inghilterra poi questo adattamento al personaggio femminile ebbe grande successo. E diciamo che con Girolamo Gigli siamo arrivati alla fine del Seicento, e Girolamo Gigli è anche colui il quale trasferisce l'opera in Perù. E quindi comincia anche questo contatto con il mondo esotico, che poi si ripeterà nell'Ottocento con Donizetti, e arriviamo al 1719. Quindi cosa accade con queste tre
opere. Io parlo di tutte e tre perché, diciamo, l'iniziativa a cui ho partecipato le riguarda tutte, ma so benissimo che oggi parleremo di due di esse. La prima, questa Don Chisciotte in Sierra Morena, che ha diciamo il valore di un libretto ad alto livello perché è di Apostolo Zeno e Pietro Pariati. La seconda è del 27, Don Chisciotte in corte della duchessa, ed è con libretto di Pasquini e musica di aspetta, non mi, in questo momento non ricordatemi il musicista Caldara. Ah, Caldara, ecco, sì, e fra l'altro ce ne siamo occupati. E la terza è pure Caldara e Pasquini. E gli episodi vengono tratti da entrambe le parti. E il primo tratta un'ampia parte del Don Chisciotte, perché è non solo la penitenza di Don Chisciotte in Sierra Morena, con tutti i significati che questo momento ha e che io ho cercato nella mia prefazione di individuare e illustrare. E poi uno degli episodi che ha avuto più successo in genere nei rifacimenti, che è la storia a quattro fra le due coppie di innamorati, Dorotea e Fernando, Lucinda e Cardenio. È diciamo un episodio molto noto perché oltretutto c'è l'altro caso di follia, che è quello di Cardenio, che diciamo fa da contraltare alla follia di Don Chisciotte, e ne mostra, della follia un altro aspetto, perché non è assolutamente orientata nella stessa direzione. Gli altri due. Visto poco fa che c'è Iole Scamuzzi, che sempre ringrazio per tutti per i suggerimenti che i suoi libri mi hanno dato, gli altri due, come fu appunto opportunamente notato da lei, sottolineato, riguardano la vita di Don Chisciotte e Sancho Panza alla corte dei duchi, che occupa una buonissima parte scusate la ripetizione, della seconda parte, e vedono per la prima volta la separazione dei due personaggi. Nel Don Chisciotte in corte della duchessa sono presenti entrambi. Sancho Panza, governatore dell'isola Barataria, sono invece separati, almeno per una parte, perché l'autore non sa resistere, secondo me, a lasciare Sancho da solo nella supposta isola, e chiama, poi trova un accorgimento per fare arrivare Don Chisciotte, e quindi si riuniscono. Perché nell'immaginario collettivo credo che sin dal primo momento questa coppia risulta inseparabile, vero? Dopo i primi capitoli della prima parte, nel momento in cui poi per la seconda uscita Don Chisciotte chiama Sancho ad accompagnarlo, è un binomio che non si può scindere, che non si può separare. E questi, diciamo, la caratteristica di questi libretti, ma io ne parlo appunto dal punto di vista letterario, non dico nulla ovviamente sulla musica, non ho le competenze. Dal punto di vista letterario sono dei buoni libretti, perché sono dei poeti tutti e tre, che vengono chiamati a Vienna.
e alla corte di Carlo VI e addirittura Caldara Pasquini in qualche misura è un allievo, un discepolo di Apostolo Zeno, anche se secondo le critiche che io ho letto in queste opere fatte dagli specialisti, ha una certa dipendenza sempre dal maestro. Ora parlo due minuti soli dell'iniziativa. Questa ricerca, voi avete visto i libri, comunque io qua ne ho uno, lo faccio vedere, è un'operazione molto complessa che si Emilio Martino e Mata di Oviedo e che ha ricevuto fondi della Comunità Europea, delle università italiane, in particolare di Firenze, del Fondo Economico Spagnolo. Quindi diciamo è stata un'operazione abbastanza complessa. Della collezione fanno parte altri libri che hanno rimesso in circolazione altri testi non solamente spettacolari, perché diciamo, la collezione si intitola La Recreaciones Cervantinas, quindi in tutti i sensi. In Italia è stata condotta da Agapita Juralo e hanno lavorato ad ogni libretto uno specialista di Cervantes, siamo stati io, Agapita e Donatella Pini, degli italianisti che hanno curato il libretto, Fabio Martini e Fabio ed Elisa Martini, e Fabio Bertini. E poi la illustre musicologa Bellina, la Laura Bellina, e poi ancora, come era costume alla corte viennese, è stato aggiunto non solo la traduzione in spagnolo, fatte due da Agapita Juralo e un'altra da un'altra studiosa, ma anche le traduzioni in tedesco. Perché per esempio per il primo, per il Don Chisciotte in Sierra Morena, immediatamente fu stampato il libretto in tedesco e poi fu stampato da Lovisa a Venezia, perché siccome Apostolo Zeno era veneziano, immediatamente fu reso noto. Colgo l'occasione per ringraziare soprattutto Agapita Juralo, che mi coinvolse in questa attività, che mi è molto piaciuta e che ha sviluppato un interesse che per me era già nato, ma che naturalmente in questo caso si è sviluppato con grande, anche con ampiezza, per fortuna, di pagine, senza limitazioni e di, come dire, di collegamenti, di riferimenti a tutta l'attività editoriale. Per ora credo che sia giusto che io mi fermi e poi casomai nel dibattito si vede. Grazie per essere stati ad ascoltarmi. Benissimo, la professoressa Anna Tedesco è professore associato di musicologia e storia della musica alla Università di Palermo, dove coordina il corso di laurea magistrale in musicologia e scienza dello spettacolo. I suoi studi vertono sull'opera in musica dal 600 all'800, sulla vita musicale a Palermo e in età barocca, sui rapporti musicali tra Italia e Spagna. È una professoressa molto cara per noi e speriamo che la nostra collaborazione sia in questo anno e il seguente
e più grande. Ha insegnato presso la Università di Madrid, Complutense e Salamanca. Come presidente dell'Associazione d'Amici del Teatro Massimo, si occupa attivamente di divulgazione musicale. E, professoressa, quando vuoi. Grazie, grazie a Beatrice Hernanz Angulo per l'invito e a Maria Laura Cascio per l'organizzazione e a Caterina Ruta che ha fatto, diciamo, ancora una volta da tramite. E sono molto contenta di poter presentare questi due volumi. Col professore Tufano abbiamo pensato di dividerci un po' il compito, quindi io farò più una premessa di carattere generale, mentre invece poi lui entrerà un po' di più nel merito di questi due libretti, anche proponendoci degli ascolti musicali, anche perché appunto io sono più seicentista e lui è più settecentista, diciamo, come studiosi di opera. Io sono, devo dire, anche onorata e un po' spaventata di avere questo pubblico di ispanisti così prestigiosi, perché come dico sempre io sono un'ispanista abusiva, nel senso che mi sono occupata della presenza della letteratura spagnola nell'opera, dei rapporti, diciamo, culturali tra Italia e Spagna, così, però appunto non sono un ispanista e quindi, diciamo, spero di non, quindi il mio amore per la letteratura spagnola non è tecnico, ma è proprio da lettrice e anche poi da musicologa. E quindi, insomma, sono. Io vorrei appunto dire, soffermarmi su due cose, su due punti, su due aspetti. Il primo aspetto è perché oggi sempre di più c'è l'interesse degli studiosi verso questo oggetto che è il libretto d'opera, che nasce in realtà semplicemente nasceva per la lettura precedente all'andata a teatro, cioè veniva stampato e venduto, contribuiva anche una folta di ingresso per il librettista, affinché le persone potessero documentare, leggere la trama, la traccia, e seguire meglio l'opera. E quindi per tanto tempo questa funzione ancillare rispetto alla musica ha fatto sì che il poeta che scriveva per la musica fosse considerato un poeta di serie B e questi prodotti letterari dei prodotti letterari di serie B, dei prodotti fatti per sbarcare il lunario, per guadagnare o perché non si avevano le competenze, il talento per scrivere la grande poesia. Quindi abbiamo anche esempi di appunto famosi scrittori di teatro come Apostolo Zeno, come lo stesso Metastasio, che vivono anche certe volte con difficoltà questo loro essere poeta per la scena. E quindi tanti libretti, tanti letterati italiani che attaccano il teatro d'opera come un esempio di letteratura deteriore, eccetera, eccetera. Un esempio che tutti forse conoscete o comunque che potrebbe essere conosciuto è la figura del poeta come viene tratteggiata nel Teatro alla Moda di Benedetto Marcello, che è una satira del mondo dell'opera del 1720, in cui appunto Benedetto Marcello dice che in realtà il poeta non deve sapere fare niente, non deve conoscere le rime, non deve sapere appunto nulla, non deve aver letto mai i poeti antichi, latini e greci, perché d'altro canto i latini e greci, dice, non hanno letto i moderni, quindi diciamo è una cosa reciproca. E quindi questo appunto è un po' l'idea del in realtà poi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci si è reso conto che non è vero affatto che questi poeti fossero poeti serie B. Sicuramente erano poeti che scrivevano per la musica, quindi scrivevano avendo davanti a loro non soltanto un'esigenza espressiva, diciamo, personale o per il loro mecenate, ma anche legata a un determinato genere teatrale, quindi dovevano creare un prodotto che si potesse musicare, che tenesse dentro tutta una serie di aspetti importanti per l'opera in musica, cioè innanzitutto la possibilità di inserirci delle arie, cioè il momento in cui
i personaggi cantano. Quindi questo ha fatto sì che l'atteggiamento della critica nei confronti dei libretti d'opera sia cambiato, e quindi sono sempre più importanti e benvenute queste edizioni critiche di libretti che restituiscono il testo nella versione in cui il poeta l'ha concepito, anche tenendo conto delle varianti rispetto alla partitura e così via, ma appunto le inseriscono anche in un contesto produttivo di rapporto con un compositore, di rapporto con un contesto di una corte, per esempio la corte di Vienna in questo caso, perché questi tre testi, due di cui ne parleremo di più, ma comunque sono una serie di cinque libretti in realtà tra il 1719 e il 1740, tutti ispirati al personaggio di Don Chisciotte. E quindi appunto c'è questo. Quindi il libretto d'opera così bistrattato in realtà è stato in certi paesi, in Italia per esempio, il grimaldello, la porta d'ingresso attraverso la quale sono entrate tantissima letteratura straniera è arrivata in Italia. Quindi Walter Scott, Victor Hugo e poi così via, insomma tantissimi autori, Byron, e tra questi anche tantissimi autori spagnoli, perché appunto tutti conoscete il Trovatore di Verdi, che è tratto dal Trovador di Antonio García Gutiérrez, un dramma andato in scena nel 1836, quindi 18 anni prima dell'opera di Verdi, anche il Duque de Rivas, La Forza del Destino, no? La Forza del Sino, o anche... anche Simon Boccanegra, sempre di Verdi, cioè per stare a questo che è il massimo esempio di operista italiano, sono tutti testi che attingono, libretti che attingono alla grande letteratura spagnola di quell'epoca, quindi romantica, ai grandi autori del romanticismo spagnolo. Quindi questo per dire che c'è una lunghissima tradizione di attenzione, di presenza nell'opera italiana di temi, di soggetti e di figure che sono derivate dal teatro spagnolo. Quindi il periodo che io conosco meglio è il 600, ma non ve ne parlerò, vi voglio soltanto dire appunto che per molto tempo non si era ancora capito, per esempio, l'importanza dei testi di Lope de Vega, che è uno dei massimi drammaturghi del Siglo d'Oro, per appunto il libretto d'opera veneziano, ma anche fiorentino del 600. Quindi perché succede? Perché è importante? Non soltanto perché arrivano dei temi, dei personaggi, ma perché arriva uno stile di scrittura, uno stile di narrazione. E il teatro spagnolo sarà importantissimo per tutta l'opera italiana, perché ci presenta questo miscuglio di serio e di comico, di cui parlava poco fa anche Caterina Ruta, che è una costante del teatro del Siglo d'Oro, che approda all'opera italiana, dapprima all'opera in generale, poi in particolare nell'opera buffa, e quindi arriva appunto fino a questi estremi. Poi chiaramente l'opera italiana dell'Ottocento preferisce i temi tragici soprattutto, anche se in Verdi ci sono degli aspetti anche così. Quindi per esempio quindi il Don Giovanni di Mozart, che tutti pigliamo appunto come un grandissimo esempio di opera di tutti i tempi, anche lì c'è alla base un testo spagnolo. E i personaggi, appunto il rapporto servo-padrone tra Don Giovanni, tra le parole del Don Giovanni, è l'erede, come possiamo dire, il culmine di una serie di storie dove ci sono dei servi sciocchi o dei servi astuti e dei padroni briganti, che appunto poi culmina in questo testo meraviglioso di Da Ponte per. Quindi non tutti i librettisti sono Da Ponte, non tutti i compositori sono Mozart, però appunto questi testi sono importanti da studiare per capire il rapporto tra le culture, il viaggiare di questi temi, di questi personaggi. Quindi Chisciotte è proprio il caso di un soggetto che ha una fortuna enorme, che arriva fino al balletto dell'Ottocento, e quindi fa circolare questo testo in traduzione. Non tutti i librettisti erano in grado di leggere le lingue straniere. Alcuni, come Cicognini nel 600, leggevano lo spagnolo, e altri usavano le traduzioni, quella di Franciosini o delle altre, però sicuramente, e quindi
Qual è l'altra cosa per cui dobbiamo studiare questi libretti? Che dal libretto, cioè, dal passaggio dal romanzo, dal dramma, dalla novella al libretto, ci sono tutta una serie di modifiche, per esempio personaggi aggiunti, coppie di amanti che si devono riconciliare, che ci fanno capire quali sono gli strumenti che erano importanti per il poeta per musica, quali erano gli ingredienti del dramma. E questo noi lo vediamo quando appunto il fatto che, come diceva, perché come conosce benissimo, ha studiato Caterina Ruta, da questo mondo che è il Chisciotte, vengono presi soltanto dei pezzi, degli episodi, l'isola barataria, la corte della duchessa, è perché è un mondo talmente grande che per fare un libretto d'opera bisogna sforbiciarlo, bisogna prendere delle cose. E queste cose le stiamo capendo sempre più man mano che gli italianisti o gli spagnisti, i francesisti, insieme però anche i musicologi, perché delle competenze musicali nel trattamento delle storie sono importanti, sono necessarie. Quindi perché lì c'è l'aria, come si fa a scrivere un'aria che abbia successo, che cosa si può sfruttare? Questo appunto è una cosa, è un lavoro che è appunto molto importante, per cui veramente è importante la collaborazione interdisciplinare. Quindi c'è un interesse da parte di questi poeti per questi romanzi, perché i librettisti, anche i compositori, erano sempre alla ricerca di nuovi testi, di nuovi soggetti, che per farli, appunto, per produrre in fretta un nuovo dramma per musica. Però c'era anche una conoscenza, anche una cosa che mi ha colpito anche leggendo velocemente il Don Chisciotte in corte della duchessa, è l'operazione che fa Pasquini, che fa parlare Sancho Panza attraverso i proverbi, che è una cosa che tutti sappiamo del Don Chisciotte, che ci fa ridere, no? Che ci piace, però ha trovato dei proverbi italiani, dei proverbi toscani, e li ha trasformati, quindi il personaggio parla sempre per proverbi, ma c'è stata questa traduzione, diciamo, a un'altra realtà. Ecco, quindi questa era la prima cosa, appunto, che... queste, diciamo, sono le due cose un po' che volevo dire. L'importanza, appunto, quindi di conoscere meglio questi oggetti, questi testi per musica, di capirne veramente anche come sono strutturati, che meccanismo drammaturgico e narrativo adoperano, anche capirne anche la versificazione, tutti questi aspetti anche un po' più tecnici, che sono anche funzionali a essere all'intonazione musicale. E l'altra, appunto, questa presenza del teatro spagnolo nell'opera, che è una costante, cioè da appunto i primi libretti, diciamo le prime di Cicognini, il Giasone per esempio, fin anche andando più avanti, molto spesso questa provenienza non è nemmeno denunciata, era proprio un'azione di pirateria vera e propria. Ma in altri casi, come nel caso di appunto del Trovatore, invece abbiamo un autore contemporaneo che si conosce. Quindi ecco, e l'altra cosa che è importante è capire bene i contesti in cui nasce un'opera, perché Vienna, e di questo poi sicuramente Lucio Tufano dirà altre cose, è una città, è una corte che ha una grande tradizione di presenza del teatro spagnolo, per i legami, diciamo, dinastici con gli Asburgo, per cui già, non so, il Vegliosino d'Oro di Lope de Vega era stato rappresentato negli anni 30, e poi abbiamo le commedie di Moreto, abbiamo tantissimo teatro che era già arrivato. Perché queste corti, con questi matrimoni dinastici, diventavano anche un luogo di circolazione di letterature e di cultura straniera. E qui penso che, insomma, ho già detto un po' di cose e vorrei lasciare la parola al mio amico e collega Lucio Tufano. Benissimo. El profesor Lucio Tufano, molto benvenuto, perché è la prima volta nell'Istituto Cervantes di questa forma virtuale, speriamo che pronto sia presenziale.
è un professore con una lunga attività di ricerca, docente di musicologia e storia della musica all'Università di Palermo. Si è formato nella Università di Napoli Federico II, in Pavia Cremona e in Padova. Dal 2018 è segretario generale della Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e si interessa di opera italiana del Settecento e di storia delle istituzioni musicali. Oltre a numerosi articoli, ha pubblicato una raccolta di saggi su Ranieri Calziabigi e l'edizione critica dei libretti Lucio Silla e Lucio Cornelio Silla, dittatore di Giovanni di Gamerra. Per favore, la parola è vostra. Grazie. Molte grazie. Anche io sono un po' timoroso a toccare questi argomenti di fronte agli specialisti, quindi diciamo spero di non dire troppe sciocchezze, soprattutto sul versante servantino di questa chiacchierata. E naturalmente ringrazio chi ci ospita, ringrazio Caterina Ruta e Anna Tedesco che hanno voluto generosamente coinvolgermi in questa bella iniziativa. Io con un po' di timore aggiuntivo provo a condividere con voi poche immagini che ho pensato di utilizzare per rendere un po' più chiara l'esposizione e permettervi di fare insieme a me una piccola incursione nei due volumi di cui oggi parliamo. Quindi vi chiedo un attimo di pazienza e di fiducia. Spero che in questo momento possiate vedere a schermo le immagini delle copertine di questi due volumi. Vi sono stati già mostrati Don Chisciotte in Sierra Morena e Don Chisciotte in corte della duchessa. Caterina Ruta ha già sottolineato la natura composita di queste pubblicazioni. Sono gli ultimi due volumi apparsi, credo entrambi 2019, della collezione Recreaciones Quijotescas en Europa, ottavo e nono, e hanno un carattere, direi felicemente, utilmente polifonico, polifonico nelle lingue e polifonico nelle competenze. I libretti per musica, come Anna Tedesco ci ha ricordato un attimo fa, sono oggetti complessi e per comprenderne il funzionamento, per interpretarne i contenuti, è cosa buona e giusta mettere insieme competenze diverse, mettere insieme saperi differenti. Questi volumi rispondono appieno a questa esigenza. I nomi che vedete sono già stati anticipati da Caterina Ruta, li ricordo brevemente: filologi italiani Elisa Martini e Fabio Bertini, con la supervisione di un'illustre filologa Laura Riccò, che coordina, diciamo, il versante italianistico di questa operazione. Poi ispaniste che firmano le prefazioni e si occupano prevalentemente di rintracciare i legami tra l'elaborazione librettistica e l'ipotesto servantino, Maria Caterina Ruta, Donatella Pini, nei due casi che esaminiamo oggi. È già stato ricordato l'apporto di Anna Laura Bellina, fra l'altro mia carissima amica, che si occupa soprattutto della partitura del Don Chisciotte in Sierra Morena e della sua fortuna europea. La traduzione a fronte, una traduzione che naturalmente è funzionale a permettere una più facile lettura da parte degli interessati di madrelingua spagnola, ma che in qualche modo è quasi un risarcimento, è quasi un ritorno alle origini, no, di questi testi, alla lingua del capolavoro da cui prendono le mosse. E poi nel caso del Don Chisciotte in corte della duchessa, come pure ricordato, il testo tedesco che accompagna la princeps del libretto del
1727. Vorrei sottolineare che l'operazione è multi e interdisciplinare non solo per giustapposizione, ma anche per reale dialogo interno. Tanto Martini che Bertini, nell'approntare il testo di questi due libretti, hanno consultato anche le partiture musicali e a volte hanno sciolto dei nodi testuali proprio avvalendosi del concorso e del supporto del testimone musicale. Quelli che vedete, spero, in questa nuova immagine sono i frontespizi dei due libretti nell'Ediciones Principes, cioè appunto le stampe viennesi realizzate in occasione delle rispettive messe in scena. Prima di dirvi poche, prometto, cose su questi testi e sul loro rivestimento sonoro, vorrei dire veramente poche parole su il processo che caratterizza entrambi questi prodotti, cioè l'adattamento, ne ha già parlato in parte Anna Tedesco, da un lavoro letterario preesistente. Io sono studioso appassionato di libretti e quindi lo dico, diciamo, amandoli moltissimo. I testi librettistici sono spesso testi parassitari, succedanei, che vampirizzano testi preesistenti. Si può trattare di un poema epico, di un romanzo, come nel nostro caso, di una breve novella, oppure di testi teatrali, commedie, tragedie, altri libretti preesistenti. Quando un librettista si confronta con un oggetto di natura diversa, non destinato originariamente alla musica, questi adattamenti si configurano come veri e propri transiti di genere, si passa da un genere letterario all'altro. Nel nostro caso, il passaggio dalla vastità del romanzo alla necessaria stringatezza del libretto comporta processi complessi e variamente raffinati di selezione, di manipolazione, insomma di adattamento, per far sì che questi materiali si adattino appunto alle specifiche esigenze della scena. Non entro in dettaglio di trame e di singoli episodi, ma potete facilmente immaginare come tutti gli elementi sono sottoposti a questo processo di traghettamento e di adattamento. La varietà delle ambientazioni, la tempistica nella quale si svolgono gli eventi rappresentati, il numero e l'identità dei personaggi, la tipologia e la concatenazione degli eventi devono adattarsi alle esigenze teatrali. E naturalmente, come diceva Anna Tedesco, il librettista rispetto al romanziere lavora soprattutto di sottrazione. Quello che nel romanzo si può dire estesamente, con dovizia di dettagli, con ricchezza di sfumature, nel libretto va detto in modo più succinto, più diretto, spesso anche più semplice. Il ritmo è più nervoso e la parola deve necessariamente cedere una parte della sua pregnanza, deve adattarsi a farsi veicolo delle note musicali. E tuttavia sbaglierebbe chi considerasse questi processi di adattamento come dei processi di impoverimento, come una perdita di qualità rispetto alle fonti. Nelle mani dei librettisti più scaltri, queste procedure diventano occasioni di ricreazione, come dice il titolo della nostra collana. Sono stimoli alla fantasia. E il risultato che deriva da queste operazioni è un testo che lancia una sfida intellettuale al lettore e allo spettatore, o almeno a una parte di essi. La sfida è quella di riconoscere in filigrana la preziosa fonte da cui questi lavori derivano e cogliere al tempo stesso le contiguità e gli scarti, ciò che resta e ciò che manca, ciò che resta uguale e ciò che viene modificato. La cosa che voglio sottolineare è che in questo labirinto intertestuale siamo accompagnati passo per passo dai corredi che accompagnano i testi nei due volumi di cui stiamo parlando, perché sia le prefazioni spagnole delle ispaniste, sia il ricco
ricco corredo di note a piedi pagina degli editori, mettono proprio in luce tutti i fili che legano i vari segmenti dei libretti con la fonte cervantina e anche l'affioramento di specifici dettagli e di riferimenti e allusioni sparse nei luoghi più impensati. Sempre con l'aiuto di un'altra immagine che spero vediate, dico brevemente qualcosa per entrare un po' all'interno di questi testi estremamente interessanti e di ottima fattura letteraria, come Caterina Ruta annunciava all'inizio del nostro incontro. È stato già detto che entrambi sono testi che nascono per Vienna, il primo Don Chisciotte in Sierra Morena nel 19, il secondo Don Chisciotte in corte della duchessa 8 anni dopo. Vedete come diverse sono le etichette, le abbiamo intraviste nei frontespizi che ho mostrato un attimo fa, con cui questi due lavori vengono presentati. Il primo è definito tragicommedia, il secondo opera serio ridicola. Al di là della variabilità delle etichette, entrambi fanno parte di questo caratteristico filone tragicomico che gode di una specifica fortuna sui palcoscenici viennesi. In particolare viene inaugurato all'inizio del secolo da Marcantonio Ziani con Esopo e prosegue fino almeno alla metà del Settecento. Che cos'è un libretto tragicomico? È un libretto che cerca di mettere insieme e di coordinare personaggi di elevata condizione sociale e personaggi vili. Naturalmente questo significa anche combinare i linguaggi di questi differenti personaggi, significa attivare i registri retorici nella lingua letteraria e nel trattamento musicale adeguati a queste due diverse tipologie. Carattere precipuo dei libretti tragicomici è che queste due componenti sono quasi perfettamente bilanciate. Abbiamo un numero quasi uguale di personaggi seri e di personaggi comici, ripeto, con la commistione di linguaggi che questa coabitazione comporta. È stato già detto che questi due titoli sono i primi di una serie, quasi un ciclo cervantino alla corte di Vienna che proseguirà con Don Chisciotte, con Sancho Panza, governatore dell'isola Barattaria, il primo, scusate, lo mostro così, volume della serie Recreaciones Quijotescas, che è stato pubblicato prima, ma è la terza puntata, diciamo, di questo ciclo cervantino alla corte di Vienna, 1733, e poi ancora Amor medico, sia il Don Chisciotte, 1739, Don Chisciotte credendosi all'inferno, 1740, quindi una lunga fortuna del soggetto. Fabio Bertini, che è il curatore di uno dei due testi che presentiamo oggi, ha anzi proprio ipotizzato che questa fortuna si possa in qualche modo ricollegare, se non alla richiesta diretta, al gusto dell'imperatore Carlo VI, che come sapete molto meglio di me è stato per 7 anni pretendente alla corona spagnola come Carlo III, è stato a Barcellona per quel settennio e quindi ha avuto sicuramente un'esposizione diretta alla cultura e alla letteratura spagnola. Penso di essere andato un po' troppo avanti, invece vi rimostro questa immagine per dirvi appunto ancora brevissime cose. L'articolazione in 5 atti è comune ai due testi ed è un'articolazione che comincia a essere un po' retrospettiva, un po' all'antica a questa altezza cronologica. Si sta già affermando un altro modello in 3 atti. Gli autori di questi due lavori. Da una parte la collaudatissima coppia Zeno-Pariati, entrambi questi poeti italiani al momento vivono, risiedono e operano a Vienna. Pietro Pariati è poeta cesario, apostolo Zeno è arrivato un po' dopo come primo poeta e storiografo di corte. Pariati e Zeno firmano molti libretti insieme e si dividono un po' i compiti, per quello che ne sappiamo, lo dichiarano loro stessi in più di un'occasione. A Zeno competeva probabilmente quella che chiameremmo la sceneggiatura, cioè la costruzione dell'ossatura generale del libretto e la distribuzione dei vari eventi scena dopo scena. La versificazione era più invece compito di Pariati. In questo caso sappiamo in più che Zeno dichiara chiaramente di non avere
alcuna propensione per la scrittura comica, non è a suo agio con i personaggi buffi e quindi scrive e versifica pure i dialoghi di personaggi seri del libretto, ma lascia al collega i personaggi comici. Pasquini arriva più tardi a Vienna, è un autore toscano, segue le orme di Apostolo Zeno, prima ci va d'accordo, poi probabilmente ci litiga, ma sicuramente a questa altezza per Don Chisciotte in corte della duchessa ancora si giova delle esperienze e dei consigli del più anziano collega. I compositori di questi due lavori, da una parte Francesco Bartolomeo Conti, tiorbista, suonatore di tiorba, che come tiorbista arriva a Vienna, entra nella Cappella Imperiale e però si mette in luce anche come compositore. Fra l'altro, proprio in collaborazione con Pariati, scriverà parecchie partiture del filone tragicomico. Dall'altra parte il prestigiosissimo Antonio Caldara, che a questa altezza è vice maestro della Cappella Imperiale ed è un compositore di fama internazionale. È stato già detto che i due lavori attingono a parti diverse del romanzo. Al primo Chicote il Don Chisciotte in Sierra Morena e invece alla seconda parte il Don Chisciotte in corte della duchessa. Ma quello che va sottolineato è che oltre ai segmenti principali, questi librettisti mostrano di avere una conoscenza ampia, generale del romanzo, perché allusioni e riferimenti sparpagliati anche in punti diversi fanno riferimento appunto a altri luoghi diversi dall'attingimento specifico per la costruzione dell'azione principale. Molti personaggi, 11 in entrambi i libretti, dicevamo abbastanza equamente ripartiti tra seri e buffi. Per semplificare, per darvi solo un'idea di come funziona l'adattamento, parlo brevemente dei personaggi del Don Chisciotte in corte della duchessa. Ecco, di questi 11 personaggi, 7 sono, come dire, autentici, derivano direttamente dalla fonte e sono naturalmente, oltre a Chisciotte e Sancho Panza, duca e duchessa, Alvaro, che si pronuncia Alvaro anche in italiano per motivi metrici, Altisidora e Donna Rodriguez portata sulle scene da un contralto castrato, quindi è un personaggio antravestì. 4 altri personaggi invece sono di nuova invenzione, escogitati da Pasquini per completare il cast, e sono Laurindo, Doralba e gli staffieri Grullo e Grillo, due bassi, che naturalmente sono personaggi comici. Ecco, nel mantenimento di alcuni personaggi originari e nell'aggiunta di personaggi avventizi si vede uno dei classici esempi delle esigenze della scena che allontanano in qualche modo dalla fedeltà alla fonte. Concludo questa mia carrellata sperando di farvi cosa gradita e sperando di riuscirci tecnicamente col farvi sentire la voce di Sancho Panza prima e di Don Chisciotte poi, perché i libretti richiedono competenze plurime, sono oggetti di godibilissima lettura, però il loro mestiere principale è supportare la musica. E siccome abbiamo la fortuna di avere incisioni di alcune almeno delle arie di Caldara, anche di quelle di Conti per la verità, ma ho pensato di farvi sentire Caldara in questa occasione, possiamo sentire la voce, almeno in questa creazione, in questa finzione scenica viennese del 1727, della coppia principale. Allora, per prima un'aria di Sancho, come vi annunciavo. Sancho naturalmente è rappresentante del livello basso, no? Di questa gerarchia, è personaggio buffo per eccellenza. Nella scena ottava del quarto atto del Don Chisciotte in corte della duchessa, Sancho sta prendendo congedo da Don Chisciotte, è stato nominato governatore dell'isola Barataria e deve congedarsi. Don Chisciotte gli fa una serie di raccomandazioni, di consigli, di moniti, alla fine c'è un po' di commozione. Sancho dice: me le hai fatte passare di tutti i colori, però fondamentalmente vuole bene al suo strampalato padrone e prende congedo da lui con questo testo. Addio signor padrone, che gran dolore, mi sento scoppiare il cuore per la tenerezza, non ne posso più, crepo. Ecco, una parola un po' grossa, un po' greve, ma è un'autentica commozione.
La seconda strofa di quest'aria, io la trovo di una tenerezza struggente. Sancho se ne sta andando, ma usa un'ultima premura al suo padrone, gli lascia una valigetta con tutta una serie di oggetti che gli possono essere utili, perché lo sta abbandonando di fatto, dovrà continuare Don Chisciotte il suo percorso senza le assidue cure del suo scudiero. In questa valigetta troverete una calzetta, quattro camicie rotte, un berrettino da notte, un ago e tre bottoni, le staffe, gli speroni, un ferro da cavallo e quella pasta gialla che voi chiamate solete, balsamo del Perù. Tutta una serie di cose che saranno utili a Don scusate, il lapsus è eloquente, a Don Chisciotte rimasto solo. Come funziona un'aria in questo periodo? Il compositore scrive una prima sezione musicale per la prima strofa, quella più breve, addio signor padrone, una in questo caso di diverso carattere per la seconda in questa valigetta, e poi richiede di ripetere la strofa iniziale. Noi sentiremo soltanto una parte di quest'aria per brevità. Lo stile è molto dimesso, in questo caso anche malinconico, perché ci troviamo di fronte a un addio poi in realtà molto breve, ma non mi dilungo, sul repentino ritorno dall'impresa mancata di Sancho. La cosa importante è che lo stile di canto è molto semplice, quasi una sillaba, una nota, non ci sono virtuosismi. La malinconia della prima strofa trova un contrasto nella vivacità più mossa della seconda in concomitanza con questa enumerazione. E i commentatori fanno notare come molti degli oggetti presenti nella seconda strofa sono oggetti effettivamente menzionati poi da Cervantes in vari punti del romanzo, quindi non un'elencazione casuale, ma l'andare a pescare dei riferimenti abbastanza precisi. Provo dunque a farvi sentire questo brano. Momento si ripete la prima strofa, per brevità ometto. Vi chiedo ancora, se potete e volete, un minuto di pazienza, perché non posso lasciarvi senza farvi sentire la voce di Don Chisciotte. Nella scena immediatamente successiva a questo struggente congedo, Don Chisciotte viene raggiunto da Donna Rodriguez,
che abbiamo detto essere un interprete, un travestì, un castrato che canta da contralto, la quale tenta di infliggere l'ennesima beffa a Don Chisciotte. Gli racconta che una sua figlia è promessa sposa ad un uomo che prima si è detto disponibile a impalmarla e che poi si rifiuta di fare onore alla promessa fatta. Quindi Donna Rodriguez chiede l'intervento a nome del duca di Don Chisciotte, che deve costringere questo fidanzato renitente a mantenere la parola. Naturalmente Don Chisciotte non vede l'ora di fare il proprio dovere di cavaliere errante, si dichiara immediatamente disponibile e in quest'aria ci mostra tutto l'impeto guerriero con il quale si prepara a punire l'inesistente pretendente alla mano della figlia di Donna Rodriguez. Venga pure in campo armato questo fidanzato renitente, Don Chisciotte ne farà giustizia. Vado in questo momento a calzare l'elmo di Mambrino, a impugnare la spada e la lancia, a cavalcare Ronzinante. Questo falso amante deve presentarsi subito al mio cospetto e pagherà la offesa che ha recato a Donna Rodriguez. Vi faccio solo notare, attingendo alle note, non è mia scienza, che qui c'è un riferimento prezioso, vi dicevo, non solo la fonte in generale, ma conoscenza di singoli dettagli. L'elmo di Mambrino è un'allusione straordinaria a un episodio celeberrimo del Chicote, cioè nel 21° capitolo del primo Chicote, Don Chisciotte avvista una figura in lontananza che monta un cavallo, un asino, e c'ha un qualche cosa di luminoso in testa. In realtà scopriremo che si tratta di un barbiere con una bacinella che luccica, che monta un asinello, ma naturalmente nell'allucinazione nella quale galleggia, Don Chisciotte è convinto di avere di fronte un grande cavaliere e quella cosa luccicante, altro che bacinella, è l'elmo di Mambrino, cioè l'elmo del re saraceno Mambrino, di cui ci parla Boiardo nell'Orlando innamorato. Nulla a che vedere con questa parte del Chicote dalla quale Pasquini attinge per il Don Chisciotte in corte della duchessa, ma appunto riferimento prezioso ad un punto del tutto diverso del romanzo. Come si tratta musicalmente un personaggio come Don Chisciotte? Allora, Don Chisciotte è di difficile collocazione retorica. Perché? Perché è un hidalgo, quindi non lo possiamo mettere tra gli scudieri, Selvi, Grullo e Grillo, insomma, non è un personaggio umile. E però il tratto della follia lo tira inevitabilmente verso esiti ridicoli, verso esiti beffardi. E allora il trattamento musicale immaginato da Caldara è davvero straordinario. State per sentire un'aria dal virtuosismo stellare, è un tenore che canta, ma è chiamato ad una velocità e ad una complessità di articolazione davvero straordinaria, un'area molto impegnativa anche per un interprete di oggi. Che cosa ci sta dicendo Caldara? Il tratto virtuosistico è tipico dei personaggi elevati, dei nobili, dei duchi, dei marchesi, dei principi, dei condottieri. Quindi diciamo che lo sta trattando come un personaggio serio, di elevata condizione anche dal punto di vista della retorica musicale. Ma qui il virtuosismo è davvero eccessivo. Cioè questo tratto, che è un contrassegno della nobiltà, qui è talmente insistito, iterato, esasperato, da diventare ridicolo. L'effetto comico è dovuto dunque allo scompenso, alla dismisura tra la veemenza vocale del personaggio e la pochezza che la suscita. Qui c'è una beffa in corso, questa profusione di mezzi vocali è davvero, come dire, sovradimensionata rispetto all'oggetto. E però il decoro è mantenuto, il personaggio non è trattato come un personaggio vile, ha tutti i contrassegni vocali della nobiltà, ma portati ad un'esasperazione che diventa implicitamente ridicola. Questa mente rinnega.
questo punto l'elmo forte di Mambrino lancia spada e ronzante. Venga, venga, venga il falso amante, il falso amante che l'ingiuria pagherà. Naturalmente la sezione A si ripete, ma vi ho rubato già tempo in eccesso, quindi mi congedo da voi con le ultime note del canto di Don Chisciotte e vi ringrazio per la pazienza. Grazie tante per questo intervento magnifico. In questa specialità la professoressa Ruta, la professoressa Tedesco e il professore Tufano. Maria Laura, non so se hai alcuna domanda. No, ancora no, però invitiamo tutte le partecipanti a rivolgere la domanda, a chiedere tutto quello che vuoi. Se nel frattempo, mentre aspettiamo, intanto mi rallegro e mi congratulo con i miei due amici, sono stati veramente bravissimi e sono entrati perfettamente nello spirito proprio di questa operazione che si è voluta fare. E io mi volevo riconnettere un attimo al mio inizio, quando ho detto l'estetica della ricezione, che all'inizio sembrava anni fa, veniva anche fatta in una certa maniera perché le letterature comparate non avevano avuto un grande sviluppo che poi hanno avuto. Quindi diciamo che i presupposti teorici di questi studi erano deboli. E qual è il vantaggio di questi lavori? Perché anche io poi mi sono appassionata a un certo punto e sono rimasta in questo filone. E il vantaggio è quello che ci fanno capire l'opera sempre di più. Ogni rifacimento, ogni variazione fatta con l'occhio esterno di un altro scrittore, di un'altra cultura, nel caso delle trasmigrazioni europee oppure anche internazionali, aprono spiragli nuovi e fanno capire degli aspetti che non si erano capiti prima. Voi mi dite, ma il Chisciotte è stato super commentato. Sì, ma è talmente complessa l'opera, è talmente densa che ogni aggiunta, diciamo, ogni sguardo nuovo aiuta moltissimo. Lucio ha sottolineato questo aspetto interessantissimo dei riferimenti a tutta l'opera. Non c'è libretto, io ne ho visti diversi ormai, insomma ne ho letti tanti, anche quello poi di Lorenzi, quegli altri del Settecento e poi l'Ottocento. Mi sono occupata di Mazzuccato, non so se Lucio lo sa, questo stranissimo personaggio. Ognuno di questi autori trova sempre il modo, in quello di Mercadante oltretutto con Ferrero, trova il modo di riferirsi ai mulini a vento, all'esercito di pecore, all'elmo di Mambrino, a tutte queste cose, e dimostrando che non erano letture superficiali quelle che facevano, erano letture approfondite e ripeto, ci hanno trasmesso dei testi che non fanno altro che arricchire la nostra conoscenza e capire anche che si può interpretare l'opera in tanti modi. Questo viaggio, diciamo, del Chisciotte nel tempo e nello spazio
è un viaggio di arricchimento, proprio di la cui ermeneutica, ecco, è stata portata ai livelli più alti. Grazie per la pazienza di ascoltarmi di nuovo. Se posso aggiungere solo una cosa proprio su questa riflessione, lettura e conoscenza non superficiale da parte del librettista di turno, no? Perché appunto c'è questa costanza dell'adesione alla lettera dell'intero romanzo, ma anche, seppure con tante gradazioni diverse, lettura non superficiale da parte degli spettatori e dei lettori, perché questi giochi funzionano nel momento in cui da parte di chi ascolta, legge, c'è la capacità di cogliere questi riferimenti. Naturalmente, come in qualunque prodotto, la fruizione, no, può avvenire a tanti livelli. Qualcuno che non conosce il Chisciotte vede delle situazioni ridicole e si diverte lo stesso, ma magari non coglie tutti questi riferimenti nel Settecento come oggi, per carità. Però ecco, questo tipo di gioco dispiega appieno la propria potenzialità intellettuale, direi, nel momento in cui anche la platea dei fruitori è dotata di quella stessa dimestichezza con l'opera e quindi riesce a entrare in questa, come dire, fruizione attiva del riconoscimento e della decodificazione. Sono perfettamente d'accordo. Grazie. Posso porre una domanda? Sono Aldo Ruffinato. Lucio Tufano, che saluto e ringrazio per la splendida esposizione che ha fatto. Se ho ben capito, a un certo punto, parlando del Chisciotte come testo di riferimento del testo cervantino, l'hai definito ipotesto, ho ben capito? E poi, negli esempi che hai offerto, meravigliosi, splendidi, tra l'altro, dal punto di vista del didascalico perfetti, hai fatto notare, giustamente, come il testo d'arrivo, cioè il libretto e la relativa musica, dialoghino testualmente con il Chisciotte originale, con il testo cervantino. Per cui a questo punto, più che con un ipotesto, abbiamo a che fare, a mio avviso, con un intertesto. Ecco, questa è la semplice domanda che volevo porre. Grazie, e assolutamente sì, assolutamente sì. Mi sembra, come dire, l'etichetta più giusta, perché appunto è un intreccio continuo e complesso. E ripeto, per onestà intellettuale, io posso vantare una lettura integrale del Chisciotte, sono onesto, però nel vantarla devo precisare che è avvenuta più di 10 anni fa, e quindi io personalmente sarei stato difficilmente in grado di cogliere questa quantità e complessità di riferimenti. L'ho fatto con l'aiuto, ripeto, perché fa parte del nostro mestiere di oggi, lodare i supporti che provengono dalla lettura di queste bellissime edizioni, che veramente ci portano passo passo a cogliere tutti questi riferimenti. E assolutamente è una rete intertestuale quella che ne viene fuori, assolutamente. Percorribile in più direzioni, ecco, non di una derivatività unidirezionale, ma di una un irradiarsi di suggestioni, assolutamente. Grazie della possibilità di precisazione, grazie mille. No, grazie a te. Io volevo aggiungere un'altra cosa, se non ci sono domande. Volevo aggiungere un'altra osservazione sul fatto che mentre le novelle, i romanzi, poi vivono nella nostra immaginazione, questi personaggi ce li possiamo immaginare un po' così come vogliamo, quando un testo è scritto per la musica, poi questo personaggio si deve incarnare in una voce concreta e diventa importantissimo chi è il cantante, chi è la voce concreta. Per cui questa meravigliosa aria che Lucio Tufano ci ha fatto sentire, e di questo lo ringrazio, è stata scritta per un fior di tenore, e per cui che è Borosini, no? Che è
era anche per cui anche Handel ha scritto delle arie bellissime, cioè, per cui appunto poi questo Don Chisciotte assume questi caratteri, perché in quel momento, in quella stagione, c'era anche questo cantante che aveva determinate, certamente se avessero pensato a un Don Giovanni del tutto completamente comico, buffo, forse avrebbero scelto un altro cantante, questo non lo so. Però, ecco, voglio dire che per capire bene lo statuto del libretto per musica dobbiamo pensare sempre che c'è una voce a cui è destinato, che in quell'epoca è proprio la voce del primo creatore. Oggi mettiamo in scena sempre lo stesso repertorio, per cui dobbiamo adattare le voci, ma in questo caso invece c'era la creazione artistica di librettista e compositore, è una creazione per un interprete. E quindi questo, secondo me, è pure una cosa importante da tenere presente, lo dico anche perché appunto ci sono gli studenti di un liceo coreutico musicale, per cui insomma questo per loro anche così, anche come nel balletto, no? Se il personaggio di Don Quixote si è assegnato a un certo ballerino. Nureyev è stato un famoso interprete del balletto, per esempio, ispirato a Don Quixote. Grazie. E qui possiamo continuare all'infinito. Qualcuna domanda? Maria Laura? Non abbiamo. Ricordiamo che quest'anno 2021 è il centenario di un grandissimo Caruso. Ah, sì. Che no estuvo en España, Caruso, pero sí en Buenos Aires. Y de alguna manera, desde el Instituto Cervantes de Palermo querríamos hacer ese homenaje. Veremos lo que la COVID nos deja hacer en esta con mucho gusto, mucho placer, sí, sería buena para uno de los grandes. Io ai miei amici musicologi invece voglio ricordare, essendo io una fan dell'opera, Anna lo sa, che è il centenario della nascita di Giuseppe Di Stefano, del tenore, sì, il grande tenore. Ci sono tante cose da... Ecco, informami se hai delle notizie da darmi, fammele sapere, perché è stato il mio idolo da ragazzina. È stato un grande cantante, sì, sono stati due grandi cantanti, certamente sarebbe il caso di parlare, e forse anche nel caso di Caruso è anche l'occasione di parlare della grande fortuna dell'opera nel Sud America, nei paesi di lingua spagnola, c'è questo grande teatro di Buenos Aires. Questo aspetto, no? Beh, il Colón di Buenos Aires era uno dei grandi teatri del mondo, cioè andare lì aveva, quindi c'erano compagnie italiane, impresari italiani che lavoravano lì, quindi c'è anche questo aspetto che diciamo che crea queste intersezioni di nuovo per i paesi di lingua spagnola e l'Italia. Certamente non andavano solo in Spagna, non andavano solo, però sicuramente nel caso di è una cosa, un fenomeno importante soprattutto nell'Ottocento. Mm-hmm. Veramente. Ci penseremo. Lucio, con l'aiuto dei miei colleghi penseremo a qualcosa propormi, senz'altro. Benissimo. Bene, se non c'è domanda alcuna, le ringrazio a tutti per stare con noi, specialmente alle tre professore grandi esperti nel suo tema che sta con noi per celebrare la settimana cervantina.